I laptop di nuova generazione con Intel 13esima e Nvidia 4000 sono già disponibili sul mercato da qualche settimana, ma qui su Multiplayer abbiamo scelto di esordire con un vero e proprio titano. Questo qui, l'Asus ROG Strix Scar 18. Un bombardiere da 18 pollici con i9 13980HX e RTX 4090 che arriva in Italia al prezzo consigliato di 4.199 euro. Decisamente non per tutti, me ne rendo conto, ma vi garantisco che utilizzarlo per farci girare sopra di tutto è stato un vero godimento. Seguitemi che ora vi racconto per filo e per segno qual è stata la nostra esperienza con questo laptop. Lo Strix Scar nel taglio da 18 pollici è una novità per Asus, lanciata sul mercato proprio in occasione dei nuovi annunci di Intel e Nvidia. Si tratta chiaramente di un portatile da gaming che punta al top senza alcun compromesso. E infatti, all'interno della sua scocca troviamo il processore più potente sul mercato, affiancato alla scheda video più potente sul mercato. E questa è solo la punta dell'iceberg. Partiamo dal cuore. Lo Scar 18 combina un Intel Core i9 13980HX con 24 core e 32 thread, che viaggia a 5.6 GHz di frequenza, con una Nvidia GeForce RTX 4090, il modello di punta della serie 40, che per la prima volta arriva anche sul laptop. La sua potenza è chiaramente imparagonabile rispetto alla versione desktop, che da sola può arrivare a consumare 600 watt, ma l'aumento di transistor, la gestione avanzata degli shader, l'incremento delle frequenze e tutti i nuovi Tensor Core e RT Core promettono un salto enorme rispetto all'RTX 3080 Ti, la top di gamma laptop della serie precedente. Inoltre si passa da 7680 a 9728 CUDA Core, affiancati da 16 GB di GDDR6, una dotazione pressoché identica a quella della 4080 desktop. Le dimensioni davvero generose del portatile vanno a beneficio della dissipazione, dello spazio tra i comodi tasti chiclet della tastiera, dell'enorme e preciso touchpad e della diagonale dello schermo ROG Nebula da 18 pollici con formato 16 decimi che con i suoi 2560x1600 pixel di risoluzione spinti a 240 Hz può essere sicuramente sfruttato a fondo con una GPU tanto potente. Il display supporta G-Sync, offre 3 millisecondi di tempo di risposta dichiarato e la copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 100% con certificazione Pantone. Peccato che il nostro sample abbia mostrato diversi fenomeni di backlight bleeding agli angoli e soprattutto che Asus non preveda modelli con schermo 4K nativo. Un hardware del genere è infatti in grado di dare enormi soddisfazioni in Ultra HD. Il resto della configurazione include anche 32 GB di memoria DDR5 e due SSD PCI Express da 2 TB ciascuno in una configurazione RAID 0 che garantisce velocità di trasferimento superiore agli 11 GB al secondo in lettura sequenziale e agli 8 GB al secondo in scrittura sequenziale. Per quanto riguarda le porte, troviamo il classico jack audio per cuffie auricolari, una porta Ethernet da 2.5 gigabit, una porta HDMI 2.1 e 4 porte USB, di cui una Thunderbolt 4. Viste le dimensioni e il prezzo del laptop, ci saremmo aspettati un lettore SD e magari una webcam Full HD con riconoscimento facciale, ma siamo abituati a questo tipo di compromessi con i portatili pensati per i giocatori. L'Asus ROG Strix Scar 18 è dotato di 4 altoparlanti come gran parte dei laptop di lusso, e in questo caso 2 sono dei woofer. Da qui bassi che risultano senza alcun dubbio importanti per un dispositivo di questo genere, anzi, in alcuni casi fin troppo spinti, tanto che alzando al massimo il volume inizia a emergere un pizzico di distorsione. Lo Strix Scar 18 non presenta un tacco posteriore generoso, una soluzione spesso adottata dai laptop da gaming per spostare tutta la connettività sul retro. Tuttavia, il computer si estende di qualche millimetro dietro lo schermo, così da alloggiare più comodamente le robuste cerniere su cui ruota il display e anche per migliorare l'efficienza generale. È chiaro che non si tratta di un portatile leggero e maneggevole da portarsi in giro, ma come desktop replacement è assolutamente perfetto. Lo Scar è davvero massiccio e pesante, con 3,1 kg per 40 cm di lunghezza e 3 cm di spessore, ai quali si sommano i supporti in gomma su cui poggia il laptop.
Se non altro, tutto ciò si traduce in uno schermo di dimensioni davvero grandi. Tuttavia, le linee utilizzate in combinazione con l'illuminazione che esalta la parte superiore del laptop, molto elegante, permettono al portatile Asus di sembrare più slanciato di quanto non sia effettivamente. Ottimi inoltre i materiali, comprese le plastiche, i tasti e l'alluminio del coperchio. Tra l'altro anche la zona inferiore, tutta in plastica, è curata e non manca di una certa cura nel design. Proprio qui sotto troviamo i tacchetti in gomma che sono pensati per lasciare quanto più spazio possibile per il deflusso dell'aria dalle numerose grate inferiori che si uniscono a quelle laterali e da quella che corre lungo tutto il bordo posteriore del portatile. Il design in sostanza è pensato in funzione della necessità di dissipazione, ma senza trascurare l'estetica, che presenta tocchi sfiziosi come le trasparenze sui lati, la zona della parte alta della tastiera e il retro. Dopo questa corposa, generosa, bella lunga presentazione di quello che è questo laptop, è finalmente il momento di passare ai test, il momento cruciale che mette alla prova l'incredibile potenza di questo portatile. Abbiamo utilizzato il preset prestazioni con la GPU impostata su Ultimate per far girare tutti i test. E già soltanto con i benchmark sintetici le prestazioni sono strabilianti. Parliamo infatti di punteggi complessivi praticamente doppi rispetto a quelli che abbiamo misurato con lo Strix Scar 15 pollici dello scorso anno. Un salto impressionante evidente anche nel caso dei punteggi presi singolarmente di CPU e GPU, con quest'ultima che raddoppia le prestazioni del test 3D Mark dedicato al ray tracing puro. Parliamo di prestazioni in ray tracing nei test dedicati al DLSS che arrivano a superare nettamente quelle della RTX 3090 Ti Desktop. Volendo fare un confronto con la famiglia 4000 Desktop, siamo appena al di sotto del 12-13% della 4070 Ti di lusso di Asus, già overclockata di fabbrica e che abbiamo recensito proprio su Multiplayer. Sono delle prestazioni davvero da sogno per un laptop. Passando al gaming, la sostanza non cambia e abbiamo misurato balzi prestazionali che sono arrivati anche all'80% in più di una GeForce RTX 3080 Ti laptop con Assassin's Creed Valhalla. Con l'Asus ROG Strix Scar 18 si gioca a frame rate decisamente elevati in 1080p, con oltre 100 fps senza upscaling, nonostante la CPU risulti talvolta frenata con le frequenze che scendono molto al di sotto dei 5 GHz. Questo escludendo, come di consueto, Cyberpunk 2077, che viaggia ad una media di 72 frame al secondo. Anche in 1600p, la risoluzione nativa dello schermo, la sostanza non cambia visto che si gioca a più di 70 fps con tutto al massimo il ray tracing ultra. Considerato che la 4090 dello Scar è in grado di supportare alla perfezione il DLSS 3, è facile immaginare come anche il 4K sia alla portata di questo laptop. Il software Asus Armory Crate include anche una modalità turbo che libera il sistema e la ventilazione dai vincoli della modalità prestazioni, restituendo un buon incremento anche in 1600p. Ed è simile, ma al contrario, la perdita di prestazioni in modalità batteria, con Cyberpunk 2077 che in 1600p, con ray tracing al massimo e senza DLSS, è passato da 36 fps a 14. Abbiamo effettuato anche una serie di test specifici con il DLSS 3, ammirando risultati talvolta incredibili con Cyberpunk, che si avvicina ai 100 fps in 1600p, e F1 2022, che arriva addirittura a 170 frame al secondo, sfiorando i 100 in 4K. È chiaro quindi che con un portatile come questo è il giocatore che deve valutare se sfruttare l'alto refresh del display interno oppure se giocare in 4K con uno schermo esterno. Lo Scar 18 è abbastanza silenzioso in uso da ufficio o al di fuori dal gaming, ma quando viene messo sotto torchio le ventole partono, si sentono e diventa abbastanza complesso utilizzarlo senza un buon paio di cuffie. Purtroppo il compromesso ideale tra potenza bruta e silenziosità è ancora ben lontano da raggiungere. Il laptop presenta tutti gli ultimi ritrovati in ambito tecnologico per quello che riguarda dissipazione e movimentazione dell'aria, con il pieno supporto alle tecnologie Max-Q di quinta generazione. Interessante anche l'adozione delle nuove ventole Arc Flow, sottili fino a un decimo di millimetro e capaci di garantire un flusso d'aria maggiore del 35% per la CPU e del 21% per la GPU. Il tutto condito da un riduttore del rumore, filtri antipolvere e pasta conduttiva a metallo liquido. Ciò nonostante abbiamo toccato i 45 decibel di rumore con Fly Simulator, un titolo che mette sotto torchio sia la CPU che la GPU. Lo confermano anche i 97 gradi di temperatura della prima e i 73 della seconda, che in stress test
arriva a 77 gradi superando i 150 watt di consumo. Con titoli meno esosi come God of War o Control, la GPU si aggira intorno ai 76 gradi e la CPU si ferma a 85, scongiurando i rischi di usura e garantendo una rumorosità leggermente inferiore con circa 43 decibel. Tra l'altro la tastiera, come promesso da Asus, non si surriscalda nemmeno nello scenario peggiore. Anche in modalità turbo, con la CPU a 55 watt e la GPU a 175, la parte superiore dello chassis resta fresca, ma i decibel arrivano a quota 47 e la ventilazione inizia a farsi sibilante. Per quanto riguarda la batteria, ci troviamo chiaramente davanti a un desktop replacement che non punta a un'autonomia particolarmente elevata. Non che sia impossibile toccare le 6 ore di longevità nell'utilizzo misto tra navigazione, video e scrittura, ma non parliamo certo di numeri elevati e quando viene chiamata in causa la GPU, la longevità della batteria da 90 Wh crolla al di sotto della classica ora. Interessante la possibilità di caricare il laptop anche via USB-C con un alimentatore da 100 W se non si vuole utilizzare il gigantesco alimentatore da 330 W in grado di portare la batteria del laptop al 50% in 30 minuti. L'Asus ROG Strix Scar 18 è un laptop potentissimo, un top di gamma di nuova generazione in grado di rivaleggiare con sistemi desktop decisamente potenti grazie a una CPU da 24 core e una GPU laptop d'eccezione. Quest'ultima in particolare apre la strada al 4K su portatile, arrivando addirittura in zona 100 fps nei giochi che permettono di sfruttare il DLSS 3. Il tutto è condito da un look accattivante, da un elevato comfort e da uno schermo notevole al netto del backlight bleeding e della risoluzione 2560x1600, un po' stretta per un hardware del genere. Non abbiamo particolarmente apprezzato l'assenza di un lettore di scheda SD e la rumorosità che a tratti si fa sibilante per quanto ancorata a una dissipazione piuttosto efficiente. È difficile poi esprimersi sull'autonomia tutt'altro che eccezionale, ma d'altra parte questo dispositivo è prima di tutto un desktop replacement di lusso e sotto questo punto di vista il laptop Asus eccelle senza ombra di dubbio. Certo, costa un patrimonio, ma offre il massimo che ci si possa aspettare da un laptop da gaming. Come al solito vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a suonare la campanella così non vi perdete neanche una notifica. Se ne volete sapere di più su questo portatile o su tutti gli altri portatili che abbiamo recensito, vi invito a guardare il sito multiplayer.it perché lì troverete la recensione super dettagliata e la trovate linkata anche qui sotto in descrizione. E mi raccomando, se questo video è stato di vostro gradimento, mettete un bel mi piace che fa sempre piacere.